Ed eccoci qua, in una nuova piccola avventura che ci porta alla scoperta delle meraviglie che offre l'Irlanda. Io e Betty ci siamo presi 5 giorni per esplorare in macchina questa splendida terra che ormai ci ospita da 9 mesi e devo dire che ogni chilometro fatto, ogni scogliera vista, ogni paesaggio visto ci hanno letteralmente emozionati. L'Irlanda è sicuramente una terra che va vissuta, perché oltre alle bellezze che ha da offrire, il tempo che cambia molte volte in un giorno, riesce a riempirti con la compagnia delle persone che la abitano. È stato bello vedere paesaggi e natura contaminata, completamente diversi da quella che è Cork. Strade silenziose dove veramente passava quasi nessuno, come il Dark Edge. O come questo mare così bello, sicuramente freddo ma infinito, che ti dà da pensare, ti fa sentire in una pace interiore. Veramente, veramente bello. E se volete girare l'Irlanda, fatelo un po' all'avventura. Non fatevi un programma ben definito, perché vi possiamo garantire che questa donna dai mille colori è imprevedibile e vi farà cambiare strada, spesso alla scoperta di meraviglie che mai vi sareste aspettati, ma che vi lasceranno con il fiato sospeso. Quello che ci ha segnati di più è stata sicuramente Belfast, una città che porta ancora molti segni di una lotta che è finita non molti anni fa, ma che dà segno di rivincita attraverso locali splendidi e pub davvero belli, dove naturalmente ci si può rilassare con una bella Guinness. Il nostro viaggio finisce qui, ma non tarderemo a farne degli altri. A presto!